È arrivato il momento di svapare. Svapomue. Mario, numero 9, 8, 6, 6, 7. Mio padre aveva 20 anni, forte e bello come un dio. Luce azzurra i suoi occhi. L'hanno caricato in un vagone bestiame. Stridio di rotaie, lento attraversare di colline, fiumi e pianure, cuore straziato dalla paura. Mio padre aveva 20 anni, pianto di donne e bambini, odore di polvere ed urina, sudore e lacrime. Poi il treno si è fermato. Baracche di legno, freddo, tanto freddo, uomini e donne smarriti, affamati, piedi lacerati, avvolti in poveri stracci, passi stanchi nel fango e nella neve, un passo dopo l'altro per resistere, per non cadere, per vivere un giorno ancora. Dirigente, il premio Cettinaiglio è intitolato a una docente che ha lasciato semi fecondi nel mondo della scuola e non solo. Sì, una docente che ha coinvolto con la sua personalità, con la sua amabilità e con la sua estrema gioia di vivere un'intera comunità. Noi siamo stati onorati come Innerwil di averla nelle altissime cariche al distretto, non solo in quelle appunto dello stretto circolo, ma al di là della partecipazione all'Inner è molto presente il suo pensiero, la vicinanza al mondo dei giovani, con un approccio disincantato, sempre forte nell'incoraggiamento, nella fiducia, nell'attenzione a far esprimere le potenzialità insite nei nostri alunni, nei nostri giovani. Questo premio si avvale appunto della competenza di tanti frequentatori del mondo della letteratura e in narrativa e in poesia che sono adulti, però la visione speciale viene data dal club proprio ai giovani, in tal senso ci sono anche dei premi monetari dedicati a loro. Poi abbiamo fatto in modo da abbinare insieme alla Presidente, alla professoressa Viscariello, la cerimonia ad una anche esibizione delle classi di vari strumenti del liceo musicale, quindi il tutto si è fuso in modo armonico e poi i risultati ottenuti ci fanno ben sperare, perché anche dai contributi dati sul palco dalle vincitrici, quest'anno erano tutte donne le ragazze che hanno vinto, abbiamo complimentato in loro la spigliatezza, la grande passione che nutrono su tanti versanti, non solo quello della letteratura ma dell'arte, della musica, dello spettacolo, delle lingue, quindi è un mondo giovanile che ci affascina, ha bisogno di noi e in quest'ottica saremo sempre presenti e vicini e spero di allargare io come le altre socie molto dedicate a service questa vicinanza alle famiglie, perché veramente c'è da sostenerli e in questa ottica Cettina rimane un punto enorme di riferimento. Per noi dell'Innerwil era una socia straordinaria che ha raggiunto alti livelli all'interno dell'Innerwil, era arrivata al nazionale, è stata governatrice, è arrivata al nazionale, ma per noi socie dell'Innerwil certamente Cettina è l'amica, la socia che è rimasta nel nostro cuore naturalmente. Il premio è dedicato a lei perché lei praticamente l'ha istituito il premio ed è giusto che sia dedicato a lei. Quando è venuta meno tutto il club è stato unanime nel volere il premio dedicato a lei. Perché? Perché lei amava la letteratura, la poesia, d'altronde era insegnante di italiano, latino, è stata mia collega anche al liceo classico qua e quindi non poteva che essere dedicato a lei questo premio che praticamente le appartiene. Quindi noi dell'Innerwil siamo orgogliose di questo premio e adesso siamo arrivata all'ottava edizione e speriamo che continui sempre così, perché è un premio che insomma ha
tanti risvolti e c'è un pubblico notevole che partecipa, i ragazzi sono meravigliosi e insomma ogni anno io spero che si faccia ancora questo premio in futuro.